Si repara. Si repara, si repara nulla. Come on, Peppi Mari! Sul giornale leggevo, è una roba grave, quindi ometto un po' di cose, però praticamente c'è un omino di 50 anni ha tentato di stuprare la suocera di 77 anni e cieca. Le brutta la fame. Se non bastasse, poi i giudici l'hanno obbligato a risarcire la donna con 9.000 euro. Mi ha dato anche 9.000 euro. Ma lo sai con 9.000 euro quante maiale buone tu potevi? Ah, praticamente. Ecco, una cosa che gli volevo dire. Bravo, perché secondo me lui è un bravissimo Fabio. A parte che gli sto facendo saldare il cancello da 6 anni, ma non so. Cioè, la telecamera, mettila in bolla. Sì, è va vero. Bene? Perché tu pieghi un pochino. Tu pendi abbastanza. Sai che è il gruppo suo preferito? Quale? I Ringhiera. Vamos alla traia. Per lui tutta roba nuova, Ringhiera, vedi, tutta roba così. Occhio ragazzo, io occhio sono non vede, dire. Cuore, cuore non vuole. Bene. Gli occhiali contro l'infarto. Signori, Benedetta Rossi. Ma cosa Benedetta Rossi? Da bello. Alfano lo giunti vite. Oh, abbiamo un inviato anche. Quanta roba ci abbiamo? Troppa. Trasmissione. Troppa. No, anche perché poi alla fine la pago io questa gente. È vero, li paga tutti lui. Signori, a proposito, ricordate, andate sulla pagina, cliccate mi piace, lui vi dà 37 euro cada uno. No, io ho già dato, io ormai era salito. È caduto, 37 euro e 20 hai detto. È caduto il mio governo, ora ci dovete pensare voi. È caduto il tuo. Il tuo certo. Governo? Io tu governo. Sei te Gentiloni. Gentiloni e la Boschi, ecco lì. Sì, io vi bosco. Non ce l'hai di qua. Che c'è? Si voleva passare per farti fare Brunetta. Gente, vabbè. È arrivato il momento di vedere lui, l'uomo che non ha mai fatto nulla. Che l'uomo è che sussurrava cavalli. Innocenti. Zitto, l'innocenti. Zitto, lui. C'ha questa liaison. Non so se avete visto le ultime notizie al telegiornale, sia qua in Toscana ma anche oltre. Vogliono togliere una parte di Arno per costruirci una pista di pattinaggio, per favorire l'ambiente di parco giochi per i bambini, perché c'è una, diciamo, c'è una critica verso i bambini che non possono giocare, non ci sono spazi per i bambini. Siccome l'Arno è molto grande, vogliono toglierne un pezzo e farci una pista di pattinaggio. Non so se lo sapevate. Non si sapeva. Eccoci, noi stiamo chiedendo alle persone cosa ne pensano, perché poi faremo un collage di tutti i pareri delle persone e lo faremo vedere in comune. Diteci la vostra. Non so. Cioè, voi siete favorevoli? Io no, perché comunque c'è il posto per far giocare i bambini. Cioè, nel senso, quindi cosa direste? No. Vogliono proprio togliere tutta l'acqua che c'è nell'Arno, costruirci un parco giochi, fare un po' il Gardaland di Firenze. Hanno già chiamato Floreland, lo vogliono chiamare, non so. Non lo so, l'hanno detto in televisione. Non avete visto i telegiornali? No. Però se voi foste dei politici, cosa direste? Di no, cioè nel senso... C'hai una cispa qui, se te la levi... Mi devi paragonare ai politici perché io li odio. Odi tutti i politici? Ma io dico, secondo voi quindi non è giusta questa cosa? No, assolutamente no. Se aveste dei figli voi, li portereste a giocare in questo Arno rifatto? No. Ho capito, siate di molte parole, sì, no, sì, però no, però forse no. Io vedo Benedetta veramente innamorata. Ma dopo vi sveleremo uno scoop di Benedetta, ma lo guarda proprio quando c'è lui, lo guarda così proprio. Sì, guarda. Inebetita. Gli occhi a cuoricino. Inebetita. Anche un po' biffa. Sì. Va bene. Gente, è arrivato il momento di vedere l'ultimo video di oggi, poi dobbiamo andare a parlare con Benedetta Rossi. No, perché l'ultimo? No, dai, altri due.